Salve a tutti, sono Kaiko Chan. Come promesso già su Facebook, oggi vi farò vedere la mia collezione di manga. Non è che sia granché, però spero vi piaccia. Allora, qui ho dovuto levare i manga perché erano in tre file, dopo non avreste potuto vederli. Allora, qui ho Inuyasha Anime Comics. Ho interrotto al 13 perché sì, sinceramente iniziava a costare tanto e comunque non ne valeva la pena. Free Colors Kingdom, Rex e Chobits delle Clamp, Dragon Ball Anime Comics, Fullmetal Panic prima edizione, Mates, questo mi piace da morire. Poi ho tre numeri di Un segreto per due che esce, non esce, ho perso, infatti ho l'1, il 2 e il 6, vabbè. Poi Marionette anche non trovavo più e Alpenrose, quindi quando recupererò i numeri, farò magari una bella recensione. Air Gear l'ho interrotto perché iniziava a costare un po' di più, mi sembra, e comunque non mi piace più di tanto. L'ho lasciato così fino all'11, poi magari a una fiera lo recupererò. Saint Seiya, anche questo devo recuperare, è molto vecchio, quindi ho trovato qualche fiera, lo devo andare a comprare. Ho il primo numero di One Piece, preso così giusto per, e Jesus Christ. Poi, scusate, ma li ho appoggiati un po' dappertutto. Ah, qui ho Tsubasa Reservoir Chronicle e XXXHolic delle Clamp. Poi ho Kekkaishi. Qui hanno venduto fino al quarto numero, poi non si è visto più e spero di recuperarlo. Gursaurus, Angry Heart, che sarebbe la squadra del cuore, lo stesso autore di Holly e Benji, tra virgolette. I disegni dell'anime sono belli, quelli del manga invece sono uguali a Holly e Benji, quindi fanno un po' pena. Poi ho Strofe d'amore, Love Celeb e Virgin Crisis di Mayu Shinjo. Get You, che naturalmente è uscito fino al 6 perché per scarsità di vendite, ci credo anche, e anche perché l'autrice Miko Sugi è morta. GTO, la prima edizione, 3x3 occhi, stupendo. Qui ho Karin, quella dei vampiri, però non l'ho acquistata tutta perché qui non è uscita più, infatti ho solo tre numeri. Marmel Melody, Parfait Tic, Computer, ciao computer. Sailor Moon e Faustine, che mi ha mandato la mia pucciosissima amica Kira 85F. Slam Dunk, la prima edizione, di cui ho qualche numero da recuperare. Ikaru no Go, che ho interrotto io perché uno iniziava a costare molto e poi non iniziava a non piacermi più, non lo so, poi sposto piano piano. Oddio, che paura di farli cadere. Ho Yu Yu Hakusho, ovvero Yu degli Spettri in Italia. È Mar, l'edizione della Play Press, infatti recupererò solo gli ultimi 5 numeri visto che adesso sta ristampando la GP. E Secret Unrequited Love. Ora passiamo alla libreria. Allora, da sotto inizia quella che io chiamo la saga delle sirene di Rumiko Takahashi. Naturalmente anche questo non ha un finale. Neko Majin di Akira Toriyama. Shonan Junai Gumi. Questo è oddio, come si chiama questa? Witchblade Takeru, mi sembra. Sì. Calling You, un volume unico. Questo è stupendo, si chiama N.N. Freaks. Love Beach. I tre numeri di Partner con i tre numeri di Andante. Twin Princess. Un volume unico SOS e un altro volume unico Kashika di Akira Toriyama. Dragon Ball, naturalmente non può mancare Dragon Ball. Ma quando mai? Love Bearish. Splendid Love Story. Il fiore del sonno profondo, Beyblade, che ho scoperto che hanno interrotto al numero 9, ecco perché non mi convinceva come finale. Happy Ice Cream, non prendetemi in giro ma ho Mirmo. Miu Miu, Tokyo Miu Miu e Miu Miu alla mod, più un altro volume della stessa autrice che si chiama Wish. Molto carino. La prima edizione di Shaman King, più il Character Book e l'Official Fan Book. Questo si chiama Honeymoon, un volume unico, sempre dell'autore di Shaman King, Obutsu Zon, Baci Rubati, Otello, Guru Guru Pon Chan, un volume unico Vitamin, Desiderio, stupendo,
La serie completa di Fushigi Yugi è stupenda, che ho recuperato solo poco tempo fa. Meravigliosa. Hayashi no Seres, Imadoki o Imadoki, non so come si pronuncia, Zeta i Kareshi, Alice 19esima, tutti di Yuwatase. Scusate gli oggettini. Girls, Spreco di soldi. Le rose di Versailles. Giorgi. Una ragazza alla moda. You are so cool. Mistress Fortune. Tutta la serie di Kodoka con il numero speciale della Villa dell'Acqua. Poi qui ho Black Cat. Oddio, mi è cascata la Wings. Batticuore notturno. Qui hanno scritto Renzi la strega lo stesso. Con il volume speciale. E in più la serie Batticuore a mezzanotte, che sarebbe sempre di Renzi. L'autrice, non avendo tanta fantasia, ha rivisitato la storia di Renzi in 9 volumi. Febbre del cuore. Naturalmente video con Lai con i due Len. DNA al quadrato. Galism. Death Note. Prima edizione. Lui il diavolo. Sugar Sugar Run. Stupendo. Rock in Heaven. Passiamo alla seconda libreria. Qui ho Angel Sanctuary che è in corso. I volumi speciali di Naruto. Questo è lo speciale, quello di Sailor Moon che vi stavo dicendo, è speciale combattimenti. Io lo venero anche se è censurato quello che è. E un numero solo di Zodiac Detective, che qui è uscito solo il numero 1. Non so se poi è uscito l'altro, l'hanno interrotto, non lo so, perché è Premedia Company. Questo è Esiazione di Durio e Lei, Karikano, prima edizione. Inuyasha, Altro Spreco di Soldi. Lovey Dovey, anzi Lovey Dovey, anche quello Spreco di Soldi, insieme a Chocolate Cosmos, proprio, vabbè. Scegli Me, Ranma, Yu-Gi-Oh! Che ho interrotto, sarà perché mi piace Spicy Pink di Wataru Yoshizumi, naturalmente Sayugi, tutti e tre, Sayugi, Sayugi Reload e Sayugi Gaiden, Marmalade Boy, Model, questo è il cofanetto, La sposa di Abek, Yon, Kamikaze Kaito Jan, oddio, Jan è la del vento divino, Full Moon, The Gentleman Alliance Cross, DNA Angel. Questi sono La scoperta dell'amore, Perfect Girl che ho iniziato a fare da poco, Fushigi Yugi Special o Fushigi Yugi Kaiden, Naruto, seconda edizione, Papillon, Codebreaker, Blackbeard, La spada incantata di Sakura numero 1 ce l'ha una mia amica. Qui manca un fumetto che sarebbe, è un manga che sarebbe Cortili del Cuore. High School of the Dead, La malinconia di Haruhi Suzumiya, Nana. Ops, ho fatto cascare, poverina. Reggiti. Reggiti, grazie. Vampire Knight e l'altro numero di Pretty Guardian Sailor Moon. Più ho anche Bakuman che ho prestato a un amico. Sopra ho la serie di DVD di Lamu, Una cosa intelligente che il mio ragazzo mi ha comprato, anzi il mio ex ragazzo, scusate, ho sbagliato. Una cosa intelligente che ha fatto. Gli altri DVD ve li farò vedere prossimamente perché sinceramente stanno in camera di mia madre e adesso. Ah, questa è la mia collezione, questi sono. Questa è la libreria, anzi le due librerie che ho unito. Qui sono tre serie di manga e sono quelli che vi ho fatti vedere prima. Qui dentro ho tutte le carte di Yu-Gi-Oh!, le cose di Dragon Ball, un sacco di roba. E qui ho i miei pupazzetti, questi sono quelli che tengo di più perché ce l'ho da quando ero piccola, eccolo. Sailor Moon, cioè Serenity e Endymion. Manca la spada, però vabbè. Meglio di niente, anzi che è rimasto. Detto questo, vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto e che si veda bene. Un bacio, Keiko-chan.